Sia lodato Gesù Cristo. Vi saluto gioiosamente da Meggiugorie che oggi celebra il 39 anniversario dell'apparizione della Madonna. Sappiamo che i vostri pensieri, i vostri cuori oggi sono a Meggiugorie, perciò abbiamo organizzato questa trasmissione. Per trasmettervi lo spirito di Meggiugorie, siamo in diretta davanti all'altare esterno della chiesa di San Giacomo a Meggiugorie, da dove alle ore 18 inizia il programma di preghiera serale, Rosario e Santa Messa. E fino alle 18 saremo insieme nel nostro studio esterno. Saremo con, insieme con i nostri ospiti e vedremo cosa è successo a Megugorie ieri e oggi. Cari amici di Megugorie, questo è un giorno particolare, questo è il giorno in cui dobbiamo gioire e siamo gioiosi che con noi oggi qui è il parroco di Megugorie, padre Marinko Shacota. Si lodato Gesù Cristo. La Madonna è con noi, abbiamo una grande grazia già 39 anni e abbiamo il motivo, non solo noi, ma il mondo intero, per essere felici. Proprio così, proprio così. Ultimamente mi viene questo pensiero, eh, il pensiero di Elisabetta che ha detto, come mai da me viene la madre del mio Signore? Credo che sempre di più... Dobbiamo prendere le parole di Elisabetta come le nostre e diventare sempre più coscienti di questa grazia alla quale non dovremmo abituarci. Oh, no. Questo anniversario delle apparizioni è diversa per tante cose. È diverso per tante cose, ma ciò che è fondamentale è rimasto uguale. Sì, quest'anno abbiamo un cambiamento che ha toccato il mondo intero a causa della pandemia di coronavirus, ma è uguale. La presenza della Madonna è qui, la Madonna è con noi, ci invita anche in questa situazione. Ci invita al suo cammino, cammino di pace. Questa è una situazione nuova. Situazioni nuove ci saranno sempre e c'erano prima. Ricordiamo il tempo di comunismo, il tempo di guerra, il tempo del consumismo, capitalismo e tante altre cose. Questo è sul piano più ampio, ma al piano piano personale, tutti noi abbiamo le proprie situazioni, croci, malattie, gioie, in tutte queste situazioni la Madonna ci parla, ci invita. In quel senso tutto è uguale, ma sempre nuovo, sempre diverso. Quando la Madonna viene porta quella novità. La novità qui a Mezzugorje è che la Madonna ci insegna ci insegna come vivere Vangelo, questa è la novità, come vivere Vangelo, il Vangelo, ci, ce lo insegna passo per passo, qui all'opera è l'amore, il mezzugori è il segno dell'amore di Dio al mondo d'oggi, l'approvazione provazione, la presenza della Madonna 39 anni, sì, l'ha detto bene, l'amore di Dio per noi. Adesso mi viene in mente un messaggio della Madonna dell'84. Anche la croce su Krijevac era nel piano di Dio quando l'avete costruito. Il piano di Dio, Dio l'ha voluto, Dio l'ha pianificato, l'ha voluto, desiderato. È una pura grazia. L'amore di Dio verso di noi, quell'amore che attraverso la nostra cara madre, regina della pace, con, la quale, con il quale ci ama. Ama noi, deboli, fragili, ma quell'amore di Dio incondizionato, un amore libero. Un amore che dona se stesso per noi, ci vuol bene, ci invita a ritornare a Dio perché Lui vuole essere con noi. E molti si domandano perché proprio Mejugorie. Ha già, detto, ha già risposto un po' perché ha detto che la croce era in piano di Dio quando è stata costruita. Sì, perché Meggiugorie? Questa domanda sorge dentro di me, soprattutto ultimamente. Ho cercato di trovare la risposta. La Madonna una volta ha detto che qui ha trovato la gente di forte fede. Quando i veggenti l'hanno chiesto perché ha scelto la parrocchia di Meggiugorie, la Madonna ha risposto: Ho trovato qui la. Gente di una fede forte e io mi domandavo cosa significasse questo: gli uomini di una fede forte. Allora ho capito che qui non si tratta delle persone senza peccato, le persone perfette. Ma qui ha trovato le persone di una fede forte, le persone che non avrebbero tradito, le persone che sarebbero rimaste assieme alla Madonna nonostante le difficoltà seguire Madre Regina della Pace. Oggi. È una nuova chiamata per tutti noi, ritornare alla Madre e pregare per una fede forte, per poter rispondere alle sue chiamate tutt'oggi. La Madonna quindi ha scelto la parrocchia di Mezzugorje, non per la parrocchia di Mezzugorje, ma per gli altri. Ha scelto la parrocchia di Mezzugorje? Questa è la grazia? E adesso? si aspetta la responsabilità, ha scelto la parrocchia di Mezzugorje per la pace nel mondo, perché la parrocchia di Mezzugorje sia sorgente di grazia e noi vasi che trasmettano questa grazia agli altri, la parrocchia di Mezzugorje è scelta per gli altri, continueremo il nostro, la nostra intervista abbiamo parlato dei parrocchiani della parrocchia di Meggiugorie loro sono i primi testimoni, loro per primi hanno risposto alla chiamata della Madonna. In questa novena potevano prepararsi ancora più intensamente per l'anniversario la, delle apparizioni e adesso guardiamo nella rubrica come era la novena sulla collina. In questo luogo, 39 anni fa, la Beata Vergine Maria, Regina della Pace, è apparsa ai veggenti di Meggiugorie. E da allora, attraverso sei di loro, ha iniziato a invitare e radunare i Suoi figli in tutto il mondo per portarci tutti attraverso i Suoi messaggi ed inviti alla conversione poteva portarci al suo figlio nostro salvatore. Durante questi nove giorni i parrocchiani hanno pregato il rosario su Podbrdo e con i ragazzi del villaggio della madre, i membri del terzo ordine, gioventù francescana e le mani di Maria hanno pregato il rosario sull'altare esterno e come si stavano ancora preparando ci diranno loro stessi, lavorando e pregando Dio vieni un po' sulla collina e Dio esaudisce tutto. Seguiamo noi il programma durante tutto l'anno e vogliamo essere vicini a questo programma di preghiera che la Madonna ci ha chiesto. Durante il coronavirus eravamo anche sempre con il programma serale, isolati ma vicini. Sentiamo sempre questa vicinanza alla Madonna. E la sua presenza, indipendentemente dal fatto che ci siano pellegrini o no, grazie a Dio che quest'anno sono stata in grado di venire al 39 anniversario dell'apparizione di nostra madre. Quando è iniziata la pandemia del coronavirus, proprio come i veggenti dei primi giorni, siamo rimasti sorpresi e spaventati. Molte domande ci sono passate per la testa. Cosa significa tutto ciò? Come procedere? Ma proprio come i veggenti, quando il giorno successivo, incoraggiati, sono caduti in ginocchio e hanno iniziato a pregare, così ci siamo riuniti anche noi e abbiamo cominciato a pregare come la madre ci ha insegnato qui a Mengiugorie, e cioè pregare con il cuore. Questa preghiera del cuore porta sempre frutto. Sono questi frutti, sì, appena vedi i giovani, i vecchi è il frutto della nostra preghiera, del nostro tutto, della comunione e grazia. E grazie a Dio, preghiera, pace, gioia, specialmente i pellegrini provano quando vengono qui, perché penso che sia a causa della presenza della Madonna. Quindi si possono vedere i frutti di meggiugorie. E come? Durante tutta la novena la parrocchia si è preparata come ogni anno. Eccomi senza fiato, dobbiamo scalare la collina, ci prepariamo ogni anno, quindi in modo identico ci sono la preghiera del rosario sulla collina riflessioni sulla pace attraverso i misteri del rosario della madonna la preghiera alla statua della madonna c'è anche un programma di preghiera serale che invita in modo speciale i fedeli a venire a partecipare al rosario alla celebrazione dell'eucaristia e all'adorazione dopo la messa e naturalmente sempre chiamiamo come si invitano tutti i parrocchiani di tutto il mondo quando c'è qualcosa, qualcosa nella parrocchia, per prepararsi un po più a fondo, per riflettere su ciò che viene celebrato. Certo ci sono le apparizioni della Madonna, i suoi messaggi e certamente la preghiera del Rosario e quei messaggi prendono vita nelle loro vite e nelle loro famiglie. Sebbene questa pandemia di coronavirus abbia ritardato molti eventi a Migiugorie, non ha potuto fermare l'aspirazione dei bambini alla madre. Quando siamo spinti dalle difficoltà della vita troviamo conforto nelle nostre famiglie, case e molti hanno testimoniato che hanno trovato conforto qui, dove sono nati di nuovo e che hanno trovato la loro seconda casa e un'altra madre, quella celeste. Abbiamo sentito in quella rubrica come la Madonna ci invita alla preghiera col cuore. La Madonna a ci invita alla preghiera, alla pace, alla fede, alla conversione e al digiuno. Padre Marinko, spesso diciamo che siamo nella scuola della Madonna. Che scuola è questa? Sì, Mezzugorje ha una spe cosa specifica. Cioè qui la Madonna ha aperto la scuola, è la scuola nella quale la madre e la maestra ci insegna, ci educa per vivere il Vangelo, ci invita alla via della pace. È un termine molto ampio, uh, non è solo la mancanza di guerra, ma è il termine che significa la pienezza, unione con Dio, ritorno a Dio, questa è la gioia, una vita piena, questo è un termine che comprende tutto. La madre ci insegna come trovare questa pace, ci dice pregate, questo è comprensibile, senza la preghiera non c'è la pace. Adesso comprendiamo perché, perché senza Dio non c'è la pace, questo è il motivo, senza Dio non c'è la pace. Ecco perché ci invita alla preghiera. Questa è la via opposta della via che hanno percorso Adamo ed Eva ascoltando il serpente. Noi adesso ascoltiamo Maria, noi ascoltiamo la nostra madre e riporta il nostro sguardo a Dio quando il cuore lo sguardo con le parole col cuore sono rivolti verso Dio e quello è questo è quel tesoro che riscopriamo nella preghiera, come Gesù dice, dov'è il tuo tesoro? Lì è il tuo cuore. La Madonna ci insegna a pregare col cuore, questo significa col cuore, con tutto il nostro essere, essere rivolti verso Dio, aprirsi col cuore a Dio. E poi avviene la grazia. Quando Dio ci dona il suo amore misericordioso nella confessione, nell'Eucaristia, in vari modi, quando il cuore è aperto, allora Dio può darci qualcosa. Dio dona sempre, ma il cuore si può chiudere e noi non siamo pronti come la terra quando non è pronta. Il sole splende, l'uomo si può chiudere in casa, chiudere le finestre, il sole risplende, ma... Lui è nelle tenebre. La Madonna ci insegna come aprire il cuore nella preghiera, aprirsi all'amore di Dio che ci riscalda. Ci riscalda anche attraverso i sacramenti. Lei ha parlato della confessione. Non si dice per niente che mi giugore il confessionale del mondo. Sì, una cosa interessante è qui: i cuori qui si aprono più facilmente. I cuori si aprono più facilmente. Il sacramento della confessione esiste in tutto il mondo. Tuttavia, la cosa specifica a Međugorje è che i cuori si aprono più facilmente al Padre Misericordioso che desidera abbracciarci nel sacramento della confessione. Il motivo perché i cuori si aprano è, il, io credo, sia la presenza silenziosa della Madonna, come il sole che scioglie il ghiaccio, la neve, e il cuore si apre ed è pronto... Venire e ritornare come il figlio prodigo, ritornare al Padre misericordioso. Il sacramento della confessione qui si pratica molto spesso e c'è un motivo ben preciso per chiamare Međugorje il confessionale del mondo. Uno dei frutti più importanti di Međugorje, secondo lei, quali sono? Uno dei frutti più importanti di Meggiugorie è la conversione. Questa è la cosa più difficile e la cosa più importante. La conversione è il messaggio principale della Madonna. Il messaggio più importante, è il, cioè, è il messaggio principale è la pace, ma il messaggio più importante è la conversione. Noi possiamo pregare. E il nostro cuore è chiuso verso gli uomini, non perdoniamo. La conversione e la, e la preghiera fanno aprire il cuore e Dio ci dona la sua pace. Questo è il frutto più importante di Međugor e tanti dal mondo intero testimoniano della propria conversione, del cambiamento che è avvenuto a loro, sono ritornati a casa loro diversi, perché la gente viene a Mensugorie perché loro che sono venuti qui hanno testimoniato e loro testimonianza era tanto convincente che loro che li hanno ascoltato hanno detto anch'io devo andare lì. Ci sono tanti altri frutti. Per esempio Mary's Mills un uomo, Magnus da Scozia, è venuto a Medjugorje con i suoi genitori e qui ha avuto l'esortazione di aiutare la gente, aiutare i bambini poveri e questo si è diffuso nel mondo intero, il villaggio della madre, l'opera di padre Slavko, eccetera, eccetera, tanti frutti, frutti per la Chiesa, per il rinnovamento della Chiesa. Medjugorje ha dato un gran contributo al Rinnovamento della Chiesa. Uno dei frutti è eh, la Marcia della Pace, iniziata nel 92 dai Pellegrini di Meggiugorie. Ieri eh, c'era la Marcia della Pace e come era? Vede guardate nella prossima rubrica. con la benedizione del guardiano di Humatz padre Dario Dodig e del parroco padre Marinko Shakota un'altra marcia per la pace è partita da Humatz a Međugorje e una processione di preghiera da Humatz a Međugorje che è nata nel 92 ed è stata avviata da un innamorato di Međugorje Hubert Lipcher dopo che padre Dario ha invocato la benedizione di Dio sui pellegrini locali padre Marinko ha sottolineato che anche quest'anno si pregherà per la pace. Preghiamo per la pace in tutto il mondo, nei cuori e nelle famiglie, come la Madonna voleva e vuole, ha detto il parroco. Alla partenza della marcia della pace, la marcia della pace a Mezzugori è arrivata verso le 10. Numerosi pellegrini erano pieni di impressioni e sottolineano che sono soprattutto felici di vedere così tanti pellegrini locali. Sono stato ispirato dal fatto stesso che quest'anno, quale sia la situazione, ho pensato che non ci sarebbero state così tante persone. Dato che i pellegrini si erano uniti a noi negli anni precedenti, ho deciso di unirmi e dare supporto e pregare per la pace. Stavo aiutando a portare l'altoparlante a turno con un amico. Alla fine direi che è stato pesante, ma mi ha riempito il cuore. Questa è forse la terza o la quarta volta che partecipo alla marcia. Noto che quest'anno è diverso, così come Mezzugori è diverso quest'anno e in queste circostanze quindi la marcia di oggi è stata diversa, in qualche modo tranquilla, dignitosa, ha un po' di peso, proprio come questo tempo ha un peso particolare. Sono fiera che dopo 45 anni della mia vita sono riuscita a venire alla marcia e amici alla Madonna che ci ricorda come una madre di tornare nel suo cuore, di credere nei suoi messaggi, in preghiere e tutto ciò che ci chiede di pregare, amare e arrendersi al suo cuore al cuore del suo cuore Gesù. Ho affidato la mia famiglia, i miei amici, tutti i bisogni che avevo dentro nel mio cuore. A proposito sono una vocazione di mezzugori ed è intessuta in me in ogni caso, specialmente oggi quando le persone sono in qualche stato di stress dalla coronavirus o dalle forti pressioni della disoccupazione, dell'immigrazione, quando un uomo ha la pace nel proprio cuore tutto in qualche modo diventa più facile e con Dio e con la Madonna, regina della pace, più facile da raggiungere. Meggiugorie è il luogo di grandi esperienze, grandi conversioni. L'invito della Madonna è stato accolto da tanti e hanno diffuso il suo messaggio e la sua chiamata alla pace. Padre Marinko, questi frutti sono arrivati fino ai confini della terra. E l'abbiamo potuto vedere in queste circostanze straordinarie a causa di coronavirus. Sì, grazie a Dio, per il progresso tecnologico e attraverso questo abbiamo potuto trasmettere i messaggi della Madonna, quello che lei vuole, a tutti gli uomini fino ai confini della Terra. E così abbiamo visto quanto la gente ha sete di Meggiugori e quanto lo quanto amano Međugorje, quanto siano collegati con Međugorje, quanto significhi per loro. E abbiamo capito quanto la spiritualità è importante. Le persone che hanno sperimentato qualcosa Međugorje è rimasto impresso in loro per tutta la vita. Questo è molto più importante di qualsiasi tesoro materiale. La gente ha ritrovato Dio, ha ritrovato la cosa più importante del mondo. Nulla è più importante di, del fatto di aver ritrovato Dio. Grazie a Dio, attraverso i medi, mass media, a, siamo riusciti a progredire e mandare il messaggio. Dame Giugori, il programma di preghiera serale, eccetera. Siamo rimasti collegati nonostante questa crisi. Nelle circostanze normali, eh, stasera. Questo piano davanti all'altare estero sarebbe stato pieno dal mondo intero. Stasera ci saranno i cittadini della Bosnia e Erzegovina. Siamo insieme attraverso live streaming con tutto il mondo e per la fine di questa intervista la prego di eh, dare un messaggio a tutti i pellegrini e amici di Međugorje nel mondo intero. Il messaggio che desidero trasmettere è il messaggio della Madonna, non ho un altro messaggio. Il suo messaggio è contenuto nell'invito al ritorno a Dio, alla conversione. Questo per tutti noi è necessario quotidianamente. Quando comprendiamo questa chiamata... Come deve essere compresa, saremo felici per la conversione, avremo sempre qualcosa di nuovo per cambiare, questo ci rinnoverà, ci porterà la gioia e saremo su un continuo cammino di cambiamento, questo vi auguro cari amici. La Madonna ci invita alla conversione personale. Desidero ritornare a Dio, desidero ritornare alla preghiera, desidero iniziare di nuovo. Ricordiamo nostro padre Slavko che a me personalmente ha detto, e io desidero dirlo a voi. Lui mi ha detto, quando l'ho chiesto se arriverà qualche crisi, una situazione spiacevole, padre Slavko mi disse: inizia ora, e io ve lo auguro a voi: inizia ora. Cambiare la tua vita e il tuo ritorno a Dio. Grazie mille, Padre Marinko, perché anche oggi, nel 39 anniversario dell'apparizione apparizio, della Madonna, era con noi in diretta nelle notizie di Meggiogorie, cari amici. Abbiamo già parlato della marcia della pace che si è fatta ieri. È stata iniziata da Hubert Lichtberg. Adesso segue l'intervista con il signor Hubert Lipcher. Oggi è un onore e un piacere speciale per me salutare colui che abbia organizzato la Marcia della Pace. Il signor Hubert Lipcher è con noi oggi. Sia lodato Gesù Cristo e benvenuto. Benvenuti voi sia lodato Gesù Cristo e saluto uh, un saluto a Medugorie. Lei ha avuto un ruolo enorme nella realizzazione della marcia della pace. Come le è venuta l'idea? Era il 1992, quando venne a Medjugorie ad aprile, la situazione era. Era, e quell'anno pensai molto, se ricordo bene, simile adesso durante il coronavirus. A quel tempo, eh, nell'epoca, la popolazione era negli hotel turistici sul mare e solo i soldati erano a Mezzugorie. Era il coprifuoco e lo spazio della chiesa era vuoto come lo è ora durante la Durante il coronavirus, l'allora eh, sindaco dell'epoca eh, Dragan Cosina, ci portò in prima linea, che si trovava sul confine della parrocchia, attraverso la strada tra Krishvats e la collina delle apparizioni, e ci mostrò quali armi aveva lui ed i suoi. In ogni caso ci è sembrato che Davide stesse combattendo contro Golia, d'altra parte un esercito jugoslavo completamente attrezzato e da questa parte soldati con le armi più semplici. Quando stavamo tornando a casa abbiamo detto abbiamo armi più grandi, abbiamo il rosario. Ed era importante per noi al momento che qualunque eh, cosa facessimo volevamo fare nel vostro paese. Perché? L'ho sentito nelle conversazioni anche con i soldati che hanno detto non lo capiamo, l'Europa ci ha deluso ora che siamo stati attaccati dai nostri stessi soldati e dal nostro esercito. E quindi ci era chiaro che dovevamo fare qualcosa per gli eventi in Bosnia e Herzegovina, con molte conversazioni telefoniche, poi con i francescani, come padre Leonardo, si è lentamente cristallizzato che potremmo fare una tale marcia, forse per tre ore, nel vostro paese, verso Međugorje, e pregare il rosario lungo la strada. Questa era la nostra intenzione e a poco a poco è diventata più concreta. Abbiamo scritto a molti pellegrini di Mezzugorje e quindi circa 250 di noi si sono riuniti allora. Siamo venuti in Italia, ci hanno eh, obiettato molto. Come potete andare in quel paese dove c'è una guerra adesso? Siete in pericolo? Sapevamo che l'esercito jugoslavo aspettava spesso, ad esempio quando i musulmani sarebbero stati nella moschea e poi sparato contro di loro. Sapevamo che era pericoloso, ma ci dissero di essere obbedienti. Se qualcuno ci avesse detto ad Ancona... Dove ci siamo diretti verso il traghetto è troppo pericoloso, non potete venire. Il raduno finale si sarebbe tenuto ad Ancona o a Spalato o in qualsiasi altro luogo e quella sarebbe stata la fine. In effetti era così pacifico allora: l'esercito jugoslavo fu espulso dalle truppe erzegovesi il 10 giugno, pochi giorni prima attraverso le rive della Neretva ed eravamo fuori dalla portata dell'artiglieria dell'esercito jugoslavo, che era molto importante, in accordo con i franceseschi che ci dissero potete venire. A Spalato il nostro arrivo è stato trasmesso in televisione, alla radio e la gente del posto di Mezzugorje ha visto che i pellegrini stavano tornando. Dovevano tornare a Mezzugorje. Da quel giorno, la gente del posto, gli abitanti di Meggiugorie sono tornati alle loro case e sono rimasti lì fino ad oggi. E quella era certamente una delle mie idee quando abbiamo scritto la lettera di solidarietà perché le persone si sentivano lasciate a se stesse. E ora vi sentite certamente simile a Medjugorje al tempo del coronavirus. Sapete che allora eravate soli e volevamo e ora vogliamo dirvi pensiamo a voi e vi aiuteremo il più possibile. Pregheremo con voi nel vostro paese durante la marcia da Umas a Medjugorje. Come si sente ora, quando purtroppo non può venire a Meggiugorie e ieri non ha potuto partecipare alla marcia della pace per la prima volta e venire qui da sua madre? Sì, certo, che è una sensazione molto strana. Non siamo lontani, siamo in Germania, ma siamo ancora vicini a voi. Ci sono credenti della Cina che hanno una lunga strada da percorrere per andare in Europa o da Sud America. Siamo nel cuore dell'Europa e siamo a poche ore di macchina da voi, ma quest'anno è stato ancora tutto molto speciale. Nemmeno potevo essere a Međugorje, sebbene negli ultimi due anni non potessi nemmeno unirmi alla marcia. Ero nella piazza della chiesa e guardavo com'era quando così tanti raggiungono l'altopiano della chiesa, e altrimenti ero sempre al centro della marcia. È un pezzo di solitudine, sì, un pezzo di solitudine che pensavo mi sarebbe piaciuto essere lì, ma sfortunatamente, quest'anno non è possibile. Ma così. Grande gioia, con ancora più gioia il prossimo anno quando saremo di nuovo insieme e quando porteremo una moltitudine di persone per la marcia e poi davanti al Santissimo, con la benedizione dei pellegrini davanti alla Chiesa, dal parroco dal quale riceveremo la benedizione di Dio. È diventato tutto così bello soprattutto che questa passeggiata per la pace si tiene ogni anno. Da qui ho seguito tutto attentamente, ma Qui guardi lo schermo e l'atmosfera così com'è, non riesci a sentirlo su internet. Devi davvero partecipare ed essere lì. Ma sicuramente parteciperò l'anno prossimo, lo prometto. Grazie, signor Lipcher, per aver progettato e iniziato la marcia di pace. Grazie per tutto ciò che fa per me e grazie per esistere. Grazie a voi, arrivederci. Cari spettatori, grazie e ancora una volta dal profondo del mio cuore al signor Hubert Lipcher. Siamo in diretta nelle notizie da Mezzugorje, oggi che è il 39 anniversario delle apparizioni della Madonna. La mia prossima ospite è la suora, eh, Suor Lilia Pehar. Si lodato Gesù Cristo, sempre si lodato. Grazie, saluto a voi e a tutti i cari devoti della Regina della Pace. Lei viene dalle vicinanze di Meggiugorie, ha seguito tutto fin dai primi giorni. Lei si ricorda. Quando ha sentito che la Madonna è apparsa a Međugorje, ai ragazzi, a Biacovici, ha creduto subito come è successo. Quei momenti non si dimenticano mai. Ciò che Dio incarna nel cuore umano, quella chiamata non si può dimenticare mai. Noi possiamo non vivere quella la chiamata, ma la chiamata esiste. Era un momento mentre io ero al mio posto di lavoro. Le ragazze di queste vicinanze hanno detto che qualcosa di buffo, di stupido si racconta, cioè che i ragazzi di Biacovici apparsa la Madonna. Era interessante come io in quel momento, con la fede donata, ho creduto subito e ho detto subito a Dio tutto è possibile e subito mi sono girata, mi sono allontanata da questo gruppo di persone che hanno continuato il discorso. Semplicemente in me è scesa questa verità e ho ripetuto dentro di me, è vero, è vero che Dio esiste, la vita deve essere regolata secondo i comandamenti di Dio. Questa era una fede donata a me, regalata. Come era Medjugorje nei primi giorni? Molti hanno creduto come lei e hanno cominciato a radunarsi eh, sulla collina. Io non sono andata subito perché non avevamo le macchine, ma tutti i giorni mi informavo cosa aveva detto la Madonna, cosa è successo. È domenica do di domenica andavamo sulla, sulla collina, tutti dal mio paese distante 8 km da Medjugorje, tutti andavamo a piedi, tutti giovani e mi ricordo quando siamo venuti sulla collina c'era tanta gente dei paesi vicini. Dopo l'apparizione qualcuno ha detto tramite altoparlante la Madonna Adesso vi guarda tutti e dice, beati voi che non vedete e credete. Era qualcosa di particolare, un'esperienza, la Madonna ti parla, parla in modo diretto. Lei è andata in quell'estate in convento, la sua vocazione è un frutto di mezzugorie? Meglio dire, mezzugorie. E la forza per la mia risposta. Io, io avevo fin dall'infanzia il ricordo di consacrarmi a Dio, ma poi l'adolescenza mi ha allontanato per le sue vie. Ero a, addirittura entrata nel Partito Comunista. Tante lotte dentro di me. Volevo fuggire, volevo fuggire dalla chiamata di Dio. Ma lui non mi ha lasciato. Non avevo la forza di rispondere. Credevo di essere più felice fuggendo da Dio. Se mi trucco di più, se mi vesto in modo più moderno, ma Dio, ringrazio Dio che mi ha protetto per sé stesso. Dio mi ha protetto in tutti quei anni per sé. E attraverso Mezzugorje mi ha dato la forza di rispondere alla sua chiamata. La Madonna ci invita a Mezzugorje di digiunare col cuore. Lei ha accolto questo suo messaggio. Perché è necessario il digiuno? Vorrei sottolineare questo. Questo messaggio così forte di Mezzugorje. Madonna ci ha invitato e il parroco dell'epoca, Padre Ioso Socco, l'ha ripetuto dall'altare. La Madonna eh, ci ha invitato di leggere la Sacra Scrittura tutti i giorni. È qualcosa che ha continuato a crescere dentro di me. E tutto quello che pregavo fino allora, tutto quello che facevo fino allora, era verso l'amore della Madonna per la Madonna, per rispondere alla sua chiamata. Ma quando la Madonna ci ha rivolto verso la Sacra Scrittura, verso il Vangelo, allora ho capito che lì ho incontrato Gesù vivente e in lui, ho, nella Sacra Scrittura, nel Vangelo, ho trovato Gesù vivente che cercavo sempre, quell'amore vero e veritiero e mi sono innamorata di Gesù. Era quello che cercavo sempre. E tutto questo perché ho seguito il messaggio della Madonna. Poi viene anche il digiuno. Il digiuno si faceva all'inizio perché la Madonna lo voleva e noi volevamo esaudire il desiderio della Madonna, ma dopo, grazie a Dio per Padre Slavko Barbaric che era qui, il quale, con la grazia di Dio, in modo particolare ci ha spiegato e ci ha aiutato di. Vivere i messaggi della Madonna, lui mi ha indirizzato su verso digiuno e preghiera. Digiuno e preghiera ci aiutano per unirsi con tutto il nostro essere con Gesù Eucaristico. Questo è, secondo Padre Slav, con la chiamata di Medjugorje al digiuno, esclusivamente per unistirsi per unirsi a Gesù Eucaristico, quindi il Vangelo e l'Eucaristia. Grazie sorella per aver condiviso la sua esperienza con i spettatori del mondo intero. Mi raccomando alle vostre preghiere e voi che non potete essere qui stasera sarete nelle nostre preghiere. Le sante messe qui a Meggiugorie sono state celebrate fin dalle sei del mattino. I fedeli, ve, tanti venuti a piedi, arrivavano durante tutta la notte con Rosario in mano dalla Bosnia-Herzegovina. Tutti venivano dalla Regina della Pace e portavano loro preghiere, loro voti, suppliche. Sono saliti sulla collina delle apparizioni, pregavano qui nella chiesa di Mezzugorje e hanno rifle fatto riflessioni del Rosario. E cosa hanno detto come loro esperienza? Sentite nei prossimi minuti. Sono Cruno Galic, vengo da Mostar. Siamo partiti ieri sera verso mezzanotte, siamo arrivati stamattina verso le quattro e mezza. Ci sono più di noi, siamo venuti a visitare la regina della pace dopo molto tempo per rinnovarci un po' spiritualmente, di partecipare alla messa, di, per confessarsi. Vengo a Medjugorje sin dai primi giorni delle apparizioni della Madonna. Questa è la nostra grande forza, grande speranza, soprattutto in questo momento in cui ci sono molte persone con grande difficoltà, ma loro che vengono qui e incontrano la Madonna, che si confessano, partecipano alla Messa, ce la faranno. È più facile sopportare tutto, quindi né il coronavirus né altri problemi nella loro vita non sono più un problema tanto grande. Sono Daniela Peric, veniamo da Neum, un gruppo di sei persone. Siamo partiti ieri alle tre del pomeriggio, ci sono voluti 15 ore a piedi attraverso le montagne tutti siamo con le nostre intenzioni con le pre proprie preghiere specialmente in questo momento in cui tutti ne abbiamo bisogno pregare il doppio di quanto normalmente preghiamo pace 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 misericordia benedizione la salute è più importante per tutti sia per me che per la mia famiglia e per gli amici che sono malati e desidero ringraziare a mia madre per tutto ciò che mi ha dato finora Medjugorje significa molto per me, sono fortunato che mi è vicino, vengo spesso. Quando eh, le apparizioni iniziarono nel 1981 venivamo ogni giorno con gli amici, quasi tutti i giorni, c'erano divieti, c'erano ogni sorta di cose, ma grazie al caro Dio ora stiamo arrivando qui nella pace, tranquilli. Međugorje significa molto per la mia salute, perché ho pregato Dio, sono stato anche ferito. Grazie a nostra Signora che mi ha aiutato in tutto questo. Oggi posso venire a piedi, una decina di chilometri da casa mia. Vengo ogni anniversario e ho fatto il voto di farlo, di venire a piedi mentre posso camminare e consiglierei a chiunque abbia l'opportunità di fermarsi qui e pregare. Avranno qualcosa da vedere qui. È un santuario che Dio e la beata Vergine Maria hanno donato a noi e io le ringrazio per questo. Grazie Signore Maria, sono venuto a pregare oggi e... A tutti che sono venuti auguro che Dio e la Beata Vergine Maria diano loro quello che hanno bisogno. Vengo da Possushi e sono partito in pellegrinaggio ieri sera circa verso le ore 19. Siamo arrivati alla prima messa alle ore 6. Grazie a Dio tutto è andato bene. Venire qui significa molto per me, così come per tutti i pellegrini a piedi, perché la Madonna ci concede una pace, una benedizione speciali. Nel tempo della novena abbiamo cercato di vivere in modo più intenso Medjugorje e in questo ci hanno aiutato i francescani di Erzegovina. Adesso segue la riflessione il messaggio del provinciale della provincia francescana di Erzegovina, padre Milenko Steko. Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle, cari figli della Madonna, vi saluto cordialmente tutti nel trentanovesimo anniversario dell'inizio degli eventi a Meggiugorie e desidero che diventiate partecipi delle abbondanti grazie di Dio che la nostra Madre Celeste, la Regina della Pace, ottiene per noi in questo giorno benedetto. Noi ci raduniamo qui per quasi quattro decenni, qui milioni di sospiri sono saliti dalle anime umane al cielo, qui milioni di anime hanno ricevuto i santi sacramenti di confessione e comunione, qui molti cuori umani si sono ammorbiditi che prima erano quasi inaccessibili a tutto ciò che è sacro. Qui il numero indicibile di peccati umani sono stati lavati e cancellati per sempre. Medjugorje ha cambiato la vita di molti. Da qui sono andati diversi, sono diventati quelli che oggi diffondono la gloria di Dio e della Madonna nei loro paesi. Potremmo elencare all'infinito tali e simili grazie che sono state riversate qui sui pellegrini. Tante grazie e frutti di Meggiugorie ci dicono che Dio opera qui, che ha deciso di operare attraverso la beata Vergine Maria, che noi diciamo è la mediatrice di tutte le grazie e che noi veneriamo qui come regila della pace. Negli ultimi 39 anni molti libri e articoli su Meggiugorie sono stati scritti in tutte le lingue importanti del mondo. Vari autori si domandavano anche: perché gli eventi di Meggiugorie hanno avuto luogo a Meggiugorie? perché sono accaduti proprio in Erzegovina in una terra carsica che richiede molto sudore e che a volte sa ricambiare con i pochi frutti in quel senso potremo pensare e discutere a lungo ma lasciamo al caro Dio la risposta a queste domande se è conforme al suo santo piano è sempre nostro dovere scoprire qual è la sua volontà con noi e fare ciò che ci, si aspetta da noi. Il nostro è chiedere che cosa vuole Dio a mezzugorie, cosa vuole dirci Gesù a mezzugorie attraverso sua madre. Quando leggiamo attentamente il Vangelo non possiamo fare a meno di meravigliarci del fatto che del gran numero di persone che hanno guardato e ascoltato Gesù in vivo, che hanno visto i suoi miracoli e mangiato il suo pane, solo un piccolo numero lo ha seguito. Perché è successo così? Qual è la ragione? Troviamo le risposte a queste domande nella Sacra Scrittura. Vale a dire: quando Dio si rivolge all'uomo, si rivolge a Rivolge all'intero uomo, parla alla sua mente, alla sua volontà, alla sua coscienza e al suo corpo e soprattutto vuole raggiungere il cuore umano con i suoi discorsi perché in esso, in un certo modo, tutto l'uomo è raccolto. Se il cuore di un uomo è completamente occupato da qualcos'altro, o se è indurito, esso non può capire e accettare il discorso di Dio. In diversi punti dei Vangeli troviamo che Gesù, nella sua conversazione, con i farisei, razionalmente ha completamente smentito tutte le loro ragioni a causa delle quali loro l'hanno respinto. Erano senza parole, incapaci di rispondere a nulla, eppure non fecero il passo giusto accettando Gesù. I loro cuori erano occupati, pieni, il senso, in senso figurativo non avevano nei loro cuori un'antenna adeguata sintonizzata sull'onda di Dio. Con cui potevano accogliere il discorso di Dio. Le persone sono in costante pericolo di avere i loro cuori troppo occupati con qualcos'altro, in modo da non poter più comprendere il discorso di Dio. E noi che abbiamo scoperto l'importanza di meggiugorie, questa spiritualità ci offre una meravigliosa possibilità di installare nei nostri cuori l'antenna giusta per ricevere la voce di Dio e la parola di Dio. Uno scrittore spirituale scrive che la croce è come un'antenna tramite la quale puoi ricevere le tue notizie da Dio. E la madre di Dio vuole raggiungere il cuore umano. Lei sa che l'abisso che separa l'uomo da Dio è proprio nel cuore umano. Deve essere rimosso per consentire all'uomo di essere in comunione con Dio. Anche la nostra croce di Međugorje su Krisevatz è nel piano di Dio. Sta come un'antenna verso il cielo. Se non possiamo fisicamente in questi giorni, possiamo nello spirito percorrere il ripido sentiero verso la croce. Attraverso l'intercessione della Madonna mettiamo nelle nostre preghiere le parole del salmista pentito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Possa la nostra Madre Celeste, Regina della Pace, intercedere per tutti voi. Pace a voi. Cari spettatori, un'altra bella notizia desideriamo condividere con voi. Da oggi sono eh, state messe in funzione le eh, pagine ufficiali, ufficiali del centro informativo su Facebook e Instagram, in otto lingue. Tutti i giorni. Vi faremo vedere le foto, i pensieri spirituali, riflessioni, citati, programma serale, catechesi. Speriamo che anche in questo modo potrete essere più vicini a Međugorje. Grazie perché pregate per noi e con noi. Grazie perché ci sostenete. Lo potete fare ancora con le vostre donazioni sul nostro Paypal conto. Stiamo arrivando verso la fine di questa parte del nostro programma che ha realizzato per voi Centro Informativo Mirme Giugorie e Fotostudio Gianni. Fra poco inizia il programma di preghiera sull'altare esterno, la preghiera del rosario e poi segue la solene Santa Messa. Quando finirà la Santa Messa, saremo di nuovo insieme nel nostro studio esterno. Grazie per la vostra attenzione e auguriamo a tutti voi felice e benedetto 39° anniversario delle apparizioni della Madonna.